L'emozione è tantissima. Il Teatro Signorelli torna in presenza e lo fa con uno spettacolo che è la sua prima volta in presenza, con un grandissimo attore come Alessio Boni, con il collega Marcello Praier, e fanno segnare un tutto esaurito. È come se fosse una prima di tantissimi anni fa, perché siamo fermi da più di un anno, come tutti voi sapete. Poi portare Dante, abbiamo fatto questa drammaturgia insieme, io e Marcello Praier, a Cortona, dove io ho i Natali, perché Onofrio Boni, che era un architetto da 7 generazioni, era nato a Cortona, cioè Vicolo Boni, Palazzo Boni, per me è tanta cosa, perché il poeta per eccellenza, riconosciuto non in Italia ma in tutto il mondo, rappresenta la Toscana. Però la sofferenza è stata tanta per i teatri chiusi, i cinema chiusi. È abbastanza seria la condizione di ripresa, non è che si può rinascere da un secondo all'altro, ci sarà bisogno di un tempo più largo per rimettere tutto in tiro, basti pensare solo ai cartelloni da riprogrammare, da recuperare gli spettacoli persi un anno e mezzo fa ormai. So che mi stanno ascoltando e so che tutti stanno nella stessa barca, stanno nella stessa situazione, però qui ci siamo resi conto che prima si andava come in una ruota del criceto, non ci si fermava e quindi si andava, e anche gli elettricisti avevano i loro contratti in intermittenza, in continuazione, quindi il problema non sussisteva. Quando ti sei fermato, porca miseria, non c'era cassa integrazione, non c'erano sussidi, non apparteniamo a niente, dobbiamo creare un registro, non c'è niente. È una giornata importante per il teatro, per Cortona, per tutto l'ambiente anche dello spettacolo e ovviamente anche per l'Accademia. Certamente, io confesso che sono emozionato. Sono emozionato perché dopo un anno e mezzo di teatro completamente sbarrato, rivedere finalmente il teatro aperto è veramente una gioia e un'emozione grande. Un'altra ripartenza fondamentale è quella del cinema. Il cinema stiamo mettendo a punto le ultime cose da sistemare per quanto riguarda il cinema giardino, l'arena nei nostri giardini pubblici.